l'approccio che ha avuto nel secondo tempo, forse il giocatore che mancava al Pescara, la volontà di attaccare lo spazio. Sì, diciamo che non so se quello che mancava, ecco, perché a centrocampo siamo tutti, siamo 8 centrocampisti tutti bravi. E sicuramente è stata una partita tosta, e sicuramente quello di attaccare lo spazio è nelle mie caratteristiche, e io sono a disposizione della squadra e sono qua. Io volevo chiederti, tu hai visto nel secondo tempo sia la prima parte dove il Pescara si era un po' consegnato all'Arezzo, sia la reazione che ha portato al 3-2, cosa è cambiato? Sicuramente il gol che hanno fatto prima della fine del primo tempo ha influito, infatti il secondo tempo sono partiti meglio loro, per come si era messa e avevano pareggiato 2-2, era difficile ribaltarla, è solo una squadra che mentalmente è forte riesce a tornare in vantaggio in una partita così dopo essere andata avanti 2 gol e essersi fatta rimontare. Quindi, l'ultima cosa, se ci racconti in 30 secondi 30 quanto è stato difficile scegliere il Pescara, soprattutto liberarti di un contratto fino al 2026, hai rinunciato a un anno per venire a Pescara e da Zema. Allora, diciamo che non è stato difficile sceglierlo perché la trattativa alla fine è iniziata nell'ultima settimana, 10 giorni, e appena ho saputo dell'interesse io subito volevo venire qua. Per 2 motivi, uno perché è la piazza di Pescara, comunque è una piazza che sicuramente non è da Serie C e merita altri palcoscenici, e poi per l'allenatore che di certo non sono io che devo presentarlo, ecco.